Una visita inaspettata. Può cambiare tutto nel giro di 36 ore, ma poi tornare tutto come prima? Sì, è possibile. Io non mi aspettavo proprio nulla. La mia vita scorreva serena, con la mia famiglia, mio marito e la mia bimba di 3 anni e mezzo. Poi, improvvisa, come sono le malattie, un'influenza che anziché fare il suo decorso e abbandonare il corpo ospitante è arrivata e ha cambiato la mia esistenza. Proprio come una visita inaspettata. Un ambasciatore che arriva e che ti porta una notizia che sembra brutta, ma con il passare del tempo ti accorgi che cambia in meglio la tua vita. Ma inizialmente la situazione è stata tragica. Il virus si è annidato nel mio cuore, ne ha causato l'ingrossamento e il cuore non ha avuto la forza di inviare il sangue agli organi del mio corpo. Miocardite virale fulminante. Mi è successo per ben 2 volte. La prima volta mi sono salvata grazie all'intervento di un macchinario cuore-polmone. La volta successiva, 6 anni dopo, è stato necessario il trapianto di cuore. 36 ore, il tempo di trovare in emergenza nazionale un cuore. Fame d'aria, letteralmente non respiri più. L'unico pensiero è mantenerti in vita e razionare la respirazione. Mai, e dico mai, avevo pensato quanta importanza avesse un gesto meccanico come respirare, finché non ne ho avuto la forza. Detto ciò, va fatta presente una cosa. Neanche per un attimo ho pensato che non ce l'avrei fatta. Dovevo resistere. La prima volta era per me stessa, e per me stessa e per mio marito. Adesso era per mia figlia. Ero io a motivare. Finché ho potuto comunicare, ho detto che mi dovevano rimandare a casa perché avevo promesso a mia figlia che sarei tornata. 36 ore, poi l'inferno. Al mio risveglio avevo dolori ovunque e non sapevo se ero viva o morta. Poi la presa di coscienza. Ero viva. Ero tornata. Sentivo nel mio petto il rumore del cuore che batteva e respiravo. Da qui in poi tutto, proprio tutto. Dolore, biopsie, terapie. Visite di controllo e riabilitazione sono state facili. Gli sguardi impietositi del prossimo erano uno stimolo per abbandonare prima possibile la sedia a rotelle che mi serviva per superare i lunghi corridoi che dovevo percorrere per arrivare al day hospital di cardiochirurgia. 1 mese, il periodo di tempo in cui sono mancata da casa. 21 giorni, il periodo necessario per poter avere la forza di riabbracciare mia figlia. 22, il numero di compresse che assumevo ogni giorno. 16, il numero di biopsie subite in un anno. 4, le persone a cui avevo promesso sarei tornata a casa. 1, la persona che con la sua ha dato a me la vita per la seconda volta. Quando sento parlare di scalata al successo, penso che la mia scalata io l'ho già affrontata, restando in vita quelle 36 ore che mi separavano dal trapianto. La mia vita non è d'esempio a nessuno, non ho costruito un impero, sono una persona normale con una famiglia come tante altre, ma ho ricevuto un dono e non intendo sprecare neanche un attimo della seconda possibilità che mi è stata concessa. Lo devo alla persona che non c'è più e della quale vive in me la parte migliore.